Oggi saremo qui con la LRM TV per la nostra 90esima fiera internazionale del tartufo bianco di Alba. Oggi alle 17 l'inaugurazione. A fra poco. Bene, in questo profumo di fiera per LRM TV, la televisione del nostro territorio UNESCO, incontriamo il nostro assessore al turismo, il giovane assessore al turismo, Bolla, no? Bolla. Carissimo assessore, con la maschera ovviamente perché oggi dobbiamo essere per il discorso del Covid attenti, ma parliamo in positivo, parliamo di questa bella terra. Un assessore al turismo mi deve dire di questa fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, 90esima fiera, un suo pensiero. Beh, sicuramente una fiera straordinaria, una fiera che ambisce comunque a fare il giro del mondo. Vogliamo portare il profumo del tartufo, quindi abbiamo trovato anche metodi sicuri per far sentire il profumo del tartufo e per accogliere i turisti in città. Quindi sicuramente un aspetto legato alla sicurezza e poi tanta voglia di andare avanti della nostra comunità e del nostro intero territorio. Una fiera che, come dicevamo, vede in massima sicurezza, perché proprio io non sono vicino a lei, quindi siamo nelle distanze regolari, ma una fiera che, riprendo, parla di mondo, no? Vedo un mappamondo, no? Un tartufo inserito in questo mappamondo, quindi un motivo in più questa liaison col mondo, no? Un significato di questo. Certo, potrebbe sembrare contraddittorio parlare di mondo, parlare di una fiera che va in giro per il mondo quest'anno, dove tante aree del mondo non potranno evidentemente raggiungerci per la questione epidemiologica, però invece il mondo rimane un tema della nostra fiera, perché il tartufo è un simbolo del nostro territorio che fa parlare tutto il mondo di Alba, ma non solo di Alba, delle Langhe, del Monferrato, del Roero e più in generale dell'Italia, perché il tartufo bianco d'Alba è un'eccellenza non solo del territorio ma anche italiana. Una fiera, ricordiamolo, che dura? Una fiera di 9 settimane e un pezzo. Una grandissima manifestazione che ambisce a portare in città non solo tanti turisti, ma anche la voglia di fare turismo, di uscire e di stare insieme, sempre in sicurezza. Bene, noi assessore auguriamo allora una buona fiera e ci vediamo fra poco nella presentazione di questa 90esima fiera internazionale del tartufo bianco di Alba. Non vediamo l'ora. Grazie, a presto, grazie. Proprio qui nell'ingresso del Teatro Sociale per la 90esima fiera internazionale del tartufo bianco di Alba si incontrano le personalità, incontriamo il consigliere regionale Martinetti, sì, mi scusi, ecco, mi dica un po' questa visita a Alba oggi, cosa le fa dire in questo momento d'autunno? Sì. Beh, è sicuramente un momento un po' anomalo visto quello che sta succedendo, però la nostra città ancora una volta dimostra grande coraggio e grande spirito di intraprendenza. Non dobbiamo assolutamente farci travolgere dagli eventi, massima sicurezza, rispetto delle regole, però si deve andare avanti assolutamente, come un po' nello spirito del nostro Piemonte, un po' di tutta l'Italia, no, diciamo? Esattamente, siamo una delle province più produttive probabilmente di tutta l'Italia e Alba è uno dei paesi trainanti, ha una visibilità internazionale, dobbiamo continuare così, non possiamo assolutamente far diversamente. Quindi le auguriamo allora, grazie delle sue parole e buona fiera del tartufo. Buona fiera a tutti. Grazie. Ecco, siamo qui, sempre in attesa, come si dice, quasi in un backstage dell'inizio della fiera, dell'inaugurazione di questa 90esima fiera internazionale del tartufo bianco. Non smetteremo mai di ripetere questo 90, questo numero importante. E si incontra il senatore Tommaso Zanoletti. Ci sono anche un po' di emozioni in questo, no? Perché sicuramente un uomo che nella terra UNESCO ad Alba ha dato veramente tanto, e quindi un suo pensiero su questa fiera è veramente di merito. Guardi, per me questa è la 50esima fiera. E posso dire che negli anni è cresciuto molto e ha segnato veramente lo sviluppo economico e politico della città e della zona. È stata inaugurata sempre da personaggi importanti. Nei tempi degli anni 80 ad Alba erano venuti 5 primi ministri e credo che averla organizzata anche quest'anno in un momento particolarmente difficile sia stata una cosa opportuna. Un segnale di coraggio per la città, gli organizzatori, ma anche di sprone per tutti, cioè noi siamo qui a ricevere tutta sicurezza, ben organizzati, i turisti che possono anche in questo momento godere dei nostri prodotti, della nostra cultura, del nostro paesaggio.
Nel nostro, come l'RM e TV Web TV, abbiamo fatto un servizio proprio profumo di fiera, dove proprio nel girovagare così nella via centrale in via Maestra si sentiva già parlare di nuovo straniero, no? Quindi diciamo con ottimismo ci deve essere, nonostante queste problematiche del Covid, ma un credere che è un po' nella nostra natura da piemontesi, da italiani, da piemontesi, ma un credere che è anche un po' vero sicuramente, perché si sente già parlare inglese, si sente parlare svizzero, francese, tedesco, insomma si vedono queste realtà, già questi passeggi di persone, diciamo, dall'estero che arrivano nella nostra terra, no? Sì, questo è bello e premia anche i sacrifici che in questi mesi abbiamo fatto in Italia, la disciplina che insieme siamo riusciti a proporre, per cui a differenza di altre nazioni siamo in una condizione migliore. Il problema adesso è di non sprecare questi sacrifici e non buttare all'aria questo livello che abbiamo raggiunto. Purtroppo si vedono ancora troppa indisciplina, bisogna che siamo convinti che seguire le regole non solo salvaguardia la nostra salute, ma salvaguardia anche la nostra economia. Certamente è una buona regola mentre stanno arrivando, ovviamente ormai i minuti si avvicinano all'inaugurazione della fiera, diciamo le buone regole sono anche quelle di partecipare però credendoci a questa 90ª fiera internazionale del Tofu. Senza dubbio, io sono qui per questo. La ringrazio. Eccoci proprio negli ultimi attimi prima dell'inaugurazione della 90ª fiera internazionale del tartufo bianco di Alba. Tante personalità arrivano, arriva il nostro direttore del sito UNESCO, Roberto Cerrato. Roberto Cerrato, chi più di te può dirci veramente di questa 90ª fiera, di questo territorio, come la recepisce, come lo stiamo vivendo in questo momento difficile, ma col sorriso di langa? Assolutamente, grazie per questa domanda. Il nostro territorio risponde sempre in maniera molto positiva. Langhera e Monferrato sono comunque in crescita, anche se in un momento di particolare difficoltà contingentata in Italia per questo coronavirus, i cui numeri sono purtroppo molto in aumento. Oggi inaugurare la fiera ha un significato forte, 90 anni di fiera non sono pochi. Alba si lega molto bene come capitale delle Langhe, di un territorio coeso che ha saputo dare davvero a tutto lo stesso territorio una dimensione di internazionalità. Essere qui oggi per me è anche testimoniare questa nostra presenza e questa volontà di collaborare, di continuare appunto sulla strada della bellezza, la bellezza delle nostre colline, la bellezza dei nostri prodotti, la bontà dei nostri prodotti e la bellezza delle persone che vivono questo territorio, che veramente sono persone da ammirare per il lavoro che fanno. Quindi augurandoti una buonissima fiera del tartufo bianco di Alba, mi permetto di dire, leviamo il bicchiere col sorriso e speriamo nel no Covid e che la luce di questo autunno, i nostri colori siano proprio presenti in questa fiera del tartufo. Un bicchiere di vino toglie il Covid di torno. Questa è una battuta veramente langarola, giusta, che ci pone già subito un sorriso prima di iniziare. Grazie al nostro direttore. Grazie, grazie. Saluto alla LRM TV. Grazie, grazie a lei. Grazie. Come abbiamo detto, in questo backstage, in questi momenti prima della fiera si incontrano le personalità, arrivano. Sono molto lieto per LRM TV di porre due parole con il nostro senatore del territorio, io amo definirlo così, il senatorio veramente che dà forza al nostro territorio di Langaro, ero diciamo all'UNESCO, il senatore Perosino. Caro senatore, ti salutiamo. Buongiorno. Un pensiero su questa fiera del tartufo, ma anche un tuo pensiero nel tuo ruolo importante su questo momento dell'Italia, no? Particolare, un sorriso che dobbiamo avere, ma con qualche ovviamente sempre luce e ombre, no? E in effetti il momento è altro che particolare, pur essendo persone ottimiste di natura tremoliamo ad andare, purtroppo è così, anche a Roma viviamo momenti difficili, qui abbiamo sì scelto, e bene ha fatto l'ente turismo, l'ente fiera, il comune di Alba a inaugurare e a tenere la fiera, seppure in una forma molto ridotta, con poche iniziative. Io penso che soprattutto per quanto riguarda il tartufo che madre natura produce anche in questo periodo, speriamo sia importante tenere qualche iniziativa, tenere il mercato, tenere gli scambi, perché in giro per il mondo, io lo vedo a Roma che comunque è un simbolo di qualcosa, lo sento che parlare di tartufo
positivo, è facile entrare, c'è una alba conosciutissima, per cui avere compiuto questo gesto che sia veramente un segno del coraggio. Per quanto riguarda il momento, io penso che il governo, sono di opposizione, ma penso che si trovi in oggettiva difficoltà e che qualunque soluzione sia difficile da prendere e da attuare. Però siamo solidali su certi aspetti, l'aspetto economico è ancora più delicato e lì ci possiamo differenziare. Oggi però siamo ad Alba, dove ci saranno tutte le autorità, daremo un bel segnale di ottimismo a tutto il mondo e credo che questo sia a beneficio comunque di una visione generale della società e della vita quale noi abbiamo in queste terre, di buona volontà di credere nonostante tutto nel futuro. Noi non ci rimane che ringraziarla, ringraziarti e ti auguriamo una buona fiera del tartufo. Grazie, grazie. Attimi prima dell'inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, 90ª fiera, e si incontrano ovviamente personalità che lavorano, agiscono e portano veramente un profitto in questo territorio, l'ingegnere Pierpaolo Carini, Egea Gas. Egea, mi viene da dire, energia. Sì. E quindi lascio subito a lei la parola, energia legata al territorio, ai profumi, a tutto quello che è. Insomma, dobbiamo essere forti in questo momento e credere veramente con energia in questa Fiera del Tartufo e nella nostra terra UNESCO, no? Sì, beh, Egea adesso oramai sta per Ente Gestione Energia e Ambiente, fra l'altro. Le due cose sono fortemente collegate perché la produzione di energia è legata all'ambiente, alla sua salvaguardia da un lato, o se viene prodotta e usata male anche al degrado dell'ambiente. È un messaggio oggi molto sentito da tutti. Questo è un territorio, un patrimonio UNESCO. Proprio qualche giorno fa c'è stata l'assemblea di Egea proprio in questo teatro sociale. Qui però è il nostro epicentro, noi oggi siamo in tutta Italia, ma la sede è qui ad Alba e il baricentro è il nord-ovest, il Piemonte, la Liguria, in particolare quella di Novena, di Ponente. Ma detto questo, certo, il virus continua a esserci e infatti vi parlo con la mascherina perché è giusto rispettare le leggi. È la somma comunque di tante azioni che va ad un contenimento di una problematica che continua ad esserci, ma che oggi siamo più preparati ad affrontare rispetto a qualche mese fa. Per fortuna, perché non eravamo preparati. La supereremo, andremo avanti e da qui sono assolutamente convinto avremo modo anche di migliorarci, perché eravamo andati un po' in basso. Questo fatto invece di trovare il senso di collaborare nelle soluzioni, dialogare, nessuno ha la verità depositata in tasca, ci si sente, su queste cose ci sono i medici, sui tubi ci siamo noi ingegneri, come sulla fornitura della luce, del gas o altre cose, sulla soluzione dei problemi ambientali, sulla comunicazione ci siete voi comunicatori. E comunque siamo tutti dei cittadini, facciamo tutti parte della comunità. E quindi questo è una nuova sintesi, perché ce n'eravamo un pochino dimenticati. Quindi ringraziandoti, certo, mi permetto di dire che quindi che sia una fiera del tartufo piena di energia e aggiungiamo di ambiente. Assolutamente, ma questo era già partito prima del Covid, la cosa del continua. Resto, guarda, adesso è cosa siamo, al 9 di ottobre? Siamo. Sembra, adesso io sono nato nel 64. Era il clima che c'era all'inizio di settembre, ero un bambino. È proprio concludendo una bella stagione di passeggio. Diciamo. È una bella stagione di passeggio, ma anche affrontiamo con maturità come facevano i nostri padri e nonni quando incontravano le difficoltà, e le hanno incontrate come noi e più di noi. E più di noi. Grazie, ingegnere. Arrivederci, grazie. Proprio prima, agli ultimi attimi prima di questa inaugurazione della Fiera del Tartufo, questa 90ª edizione della Fiera del Tartufo, si incontrano tante persone. Sono ben lieto con le camere di LRM TV di incontrare uno dei sindaci più amati di Malba, il sindaco, l'avvocato Rossetto.
diventa difficile fare una domanda, perché lei ha vissuto fiere, questi profumi delle vie albese li conosce, li sente sempre, ma questa Fiera del Trasutto oggi col sorriso, no? Quindi siamo forti, ci crediamo nello spirito di questa terra di Langa, della nostra terra del Piemonte. Io credo che la fiera è il simbolo di Alba, il simbolo delle Langhe, del Roero, del patrimonio UNESCO. È anche un messaggio di fiducia e di speranza, così come abbiamo fatto noi, ricordo come presidente di Egea, il tricolore in molti luoghi d'Italia per sintetizzare questa idea della fiducia che deve farci stare un po' più insieme, anche se c'è il distanziamento sociale, ma la prossimità delle anime rimane. E quindi la fiera è l'espressione più vivace, più vera. Negli anni miei divenne internazionale, nel 2007, oggi questa internazionalità la viviamo in una maniera diversa, non ci sarà tutto quello che c'è nella fiera normale, ma non poteva mancare, così come non poteva mancare il Palio degli Asini qualche giorno fa, fa parte della storia millenaria di questa terra. In questi momenti diciamo che proprio, infatti dice bene nelle sue parole, dire non può mancare, cioè diciamo possono arrivare ovviamente, come succede nel corso della vita, delle piccole calamità come il caso che abbiamo vissuto dell'alluvione che ricordiamo ha toccato la nostra terra della Val Vermenagna, Limone e non solo, altri paesi, come può arrivare il Covid, però le cose che ci sono devono essere mantenute e alimentate nel rispetto, ma alimentate. Questo... Ma io sono assolutamente convinto di questo per un motivo. La mia convinzione profonda è che con questa epidemia, questa patologia, noi dovremo convivere. Una malattia come tante altre, che va certamente seguita secondo i canoni e le regole che sono previste di cautela, ma non possiamo fermare il mondo, no? E bisogna anche dare qualche segno di speranza, perché non vorrei che a forza di chiudere tutto rischiamo alla fine di chiudere noi stessi, di rinunciare a vivere e anche di creare seri problemi a un'economia che ha delle difficoltà non solo da noi ma in tutto il mondo. Ecco, noi abbiamo dei segni distintivi specifici attraverso i quali noi siamo comunicati in tutto il mondo, facciamoli valere, è un motivo di speranza e anche di fiducia nei confronti del futuro. Quindi ringraziandola, diciamo che se il tartufo fosse umano, dice crediamoci, andiamo avanti. Andiamo avanti e soprattutto sentiamo nei profumi. Per sentire i profumi del tartufo è meglio non avere il Covid. Perfetto, grazie, grazie, grazie. Buona fiera, buona fiera. Grazie.